Ciao ragazzi, qui ZW Jackson e benvenuti sul mio canale. Siamo qua con un grandissimo episodio, l'episodio 2. Ragazzi, praticamente il primo episodio dei grandissimi cambi di nazionalità. Praticamente giocatori che potrebbero appunto cambiare, o comunque avrebbero potuto al passato cambiare nazionalità. E ragazzi, il primo episodio è andato benissimo, ha fatto tipo 150.000 views, quasi 10.000 mi piace. Adesso vi propongo questa sfida. Allora, per un episodio 3, così a caso, quando mi viene voglia di farlo, arriviamo a 5.000 mi piace. Mentre invece, se vorreste che questi video diventassero una serie, quindi minimo uno alla settimana, arriviamo a 10.000 mi piace. Quindi ragazzi, dipende tutto da voi. Un'altra cosa importantissima: fatemi sapere qua sotto nei commenti quali altri giocatori appunto portare per i prossimi video. Comunque, partiamo. Il primo giocatore è Dele Alli. Allora, Dele Alli, giovanissimo del Tottenham, è esploso l'anno scorso. Mi piace un sacco come giocatore, perché comunque Alli e Harry Kane sono una grandissima coppia. Ragazzi, per chi non lo sapesse, Dele Alli è nigeriano. Infatti, i genitori di Dele Alli sono entrambi nigeriani. E beh, sì, è strano, perché comunque non è che sia proprio nero nero. Nel senso, i nigeriani io me li aspetto... Adesso non sono razzista e nulla, raga, però, cioè, oggettivamente i nigeriani sembrano molto più neri. Mentre invece Dele Alli, appunto, è mulatto. Però ragazzi, appunto, possiamo vedere che gioca nell'Inghilterra perché i genitori si sono trasferiti lì per lavoro. Siamo qua adesso con Memphis Depay. Allora, Memphis Depay, ragazzi, che sì, tra l'altro, non mi uccidete nei commenti, ho lasciato la carta col Manchester, mi sono scordato di fare il cambio al Lione, ero fissato con Depay al Manchester. Però ragazzi, appunto, Depay è di origini ghanesi. Infatti il padre di Depay era ghanese. Poi anche qua, ragazzi, perché Depay era stato contattato dalla primavera del PSV, ragazzi, se non erro, e appunto si sono trasferiti tutti lì e Depay ha preso la nazionalità olandese, dato che comunque è più blasonata rispetto a quella ghanese. Adesso un top player. Siamo qua con Paulino Dybala. Ebbene sì, allora, la storia di Dybala è una storia molto molto cruenta. Nel senso, allora, ve la spiego brevemente. Dybala, i genitori di Dybala sono di origini polacche. Infatti c'era anche una pronuncia, mi sembra Idibauja, la pronuncia polacca. Io non sono polacco, quindi scusate per la pronuncia. Però sì, Dybala in teoria è polacco. Però cosa è successo? Alla fine di una guerra, mi sembra la seconda guerra mondiale, i genitori, il padre soprattutto di Dybala, aveva capito che appunto se fosse restato in Polonia dopo la guerra, non avrebbe fatto nulla, sarebbe morto o di stenti o proprio per la guerra. Così decise di prendere e di andare via in Argentina, e c'era anche scritto che dormì in un campo di pannocchie per 2 settimane, finché appunto non venne trovato da dei contadini che lo aiutarono e lo salvarono. Tra l'altro, Dybala ha anche origini italiane, perché i nonni di Dybala erano italiani. Quindi ragazzi, come ce lo vedreste voi Paulo Dybala nella nazionale italiana? Perché sì, avrebbe potuto benissimo scegliere di giocare per gli azzurri. Però vabbè, ha scelto l'Argentina, che si sente argentino, Dybala. Ragazzi, io Dybala in nazionale italiana penso che la coppia d'attacco Dybala-Belotti, proprio le good vibes. Adesso siamo qua con Xhaka. Xhaka, giocatore svizzero, ha anche un fratello. Il fratello ha deciso di rimanere nella nazionale albanese, perché ragazzi, allora, i fratelli Xhaka sono nati tutti e due a Basilea, in Svizzera, però hanno comunque origini kosovare, albanesi. E appunto Xhaka abbandona l'Albania per giocare con la Svizzera, perché comunque anche qua c'è una grandezza di nazionale diversa. La Svizzera ovviamente è molto più blasonata. Però ragazzi, gli albanesi l'hanno presa malissimo, malissimo. Siamo qua adesso con un altro top player, almeno su FIFA, perché con 88 è un top player. Pepe, l'assassino del Real Madrid. Allora, lui è nato in Brasile, però perché è portoghese, ragazzi? Cioè, veramente, perché Pepe è portoghese? Lui scelse di diventare portoghese quando giocava nel Porto e comunque non se lo cagava nessuno. Non era ancora il top player di adesso, non era ancora
famoso come adesso, e appunto scelse di dare almeno qualcosa alla nazione che lo aveva cresciuto, quindi a una squadra portoghese, mi sembra il Marítimo, e appunto decise di giocare per il Portogallo. Nello scorso episodio abbiamo visto che Griezmann sarebbe potuto andare a Portogallo, in questo episodio vediamo che Pepe poteva andare in Portogallo a giocare, cioè Portogallo sarebbe potuto diventare uno dei top club proprio, dei top team. Torniamo ancora in Inghilterra perché tantissimi giocatori inglesi sono appunto non inglesi. Siamo qua con Raheem Sterling. Ragazzi, Sterling è nato in Giamaica. Ebbene sì, il piccolo Bob Marley. Appunto, si trasferì però quando aveva tipo 5 anni in Inghilterra, poi fu preso dai Queen's Park Rangers e via, ragazzi, fino al Manchester City, Liverpool, Manchester City adesso. E adesso è comunque una colonna portante del calcio inglese, giovane, scattante, e io spero che non fumi come i suoi predecessori, perché altrimenti poi non corre più in campo. Mi aspetto il badumz della battuta squalida, ma facciamo finta che non abbia detto nulla. Siamo qua adesso con il King Zlatan, che purtroppo si è appena infortunato, però sono sicuro al 100% che ce la farà, non vorrà mai finire una carriera così da infortunato, quindi Zlatan, riprenditi al più presto. Allora, Ibrahimovic è nato in Svezia, però la sua famiglia era un po' un mischiotto. Il padre infatti era originario della Bosnia ed Erzegovina, mentre invece la madre era croata. Quindi Zlatan poteva benissimo diventare un giocatore bosniaco oppure un giocatore croato. Cioè, in qualsiasi caso sarebbe stato una bestia, perché nella Bosnia, ragazzi, con Pjanic, con Dzeko, veramente avrebbe fatto al caso suo. Lo mettevate lì davanti, Pjanic gli metteva i cross, coppia d'attacco Dzeko Ibra. Vabbè, ma in Croazia, mio Dio, in Croazia proprio secondo me avrebbe espresso al massimo il suo potenziale. Rakitic, Modric, Perisic, Mandzukic, Kovacic, Ibrahimovic. Ci avevate mai pensato a questa cosa? Ibrahimovic. Vabbè. Comunque ha scelto di giocare appunto per il suo paese d'origine. Tra l'altro io ho letto il libro di Ibra e devo dire che deve tanto e ama, secondo me, giocare per la Svezia. Comunque ha amato. Finiamo adesso con un altro giocatore italiano, però questa volta un giocatore italiano nato in USA, stiamo parlando di Pepito Rossi. Anche lui, ragazzi, sembra che li abbia fatti apposta vicini, Pepito Rossi e Ibra, tutti e due infortunati. Quindi riprenditi presto anche tu, Pepito. Pepito Rossi, nato appunto in America, però decise di giocare per l'Italia, dato che comunque aveva genitori italiani, tutti quanti italiani, e giocò per la maggior parte in club italiani, tra cui una fiorentina che praticamente aveva fatto diventare fortissima. E niente, ragazzi, il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo 5.000 mi piace per un prossimo episodio, 10.000 mi piace per portare appunto questi video ad una serie vera e propria. Tra l'altro, ragazzi, sono felicissimo perché sono finito ottavo in tendenza e sono felicissimo anche perché stiamo arrivando ai 100.000. Io vi invito domani a non perdervi il video perché, faccio un piccolo spoiler, uscirà una top con Tiz di FIFA Hit. Tanta roba, diciamo. Ciao, ragazzi. Ah, andatevi a vedere il video di ieri, quello che ho fatto dei top giocatori umiliati da altri top player, perché non sono partito nel feed e mi dispiace perché era un video abbastanza interessante. Quindi niente, nel caso vorreste vedere, nel caso vorreste passare altri 5-6 minuti con me, trovate come sempre il video, adesso lo starete vedendo qua, quindi cliccami, cliccami, cliccami.